Guarda, sì. Ma si è rischiato di non far niente, eh? Niente notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ma. È stata sicuramente un'occasione per immedesimarsi meglio nel ruolo del divulgatore scientifico e per acquisire nuove competenze per comunicare a tutti la scienza. E per improvvisare un set cinematografico nella mia cucina. Siamo contentissimi di aver fatto parte anche quest'anno della Notte dei Ricercatori. Infatti, per noi è uno degli appuntamenti centrali dell'anno, perché la ricerca scientifica è al centro della nostra mission. Anche se a distanza, l'entusiasmo e la partecipazione non sono mancati. Poi abbiamo dovuto lavorare un bel po', però i miei instancabili collaboratori non si sono mai lamentati. Allora, tutto bene? Bene, bene, è andata benissimo. Bene, bene, proprio alla grande direi. Bene, entusiaste. Bene, bene. Anche noi, tutto bene, pensa che siamo riusciti a non rovesciare nemmeno le provette sul computer. Ah! E buonanotte agli ricercatori. Ma a voi, cosa ha lasciato questa notte? Un sacco di domande. È già finito. Tutto finito. Ma è perché quando ci si diverte è un attimo.